E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi video del test ride che ho effettuato sulla Aprilia Touareg 660, nuova arrivata in casa Aprilia, moto a mio avviso molto interessante, ma quello che ci tengo a precisare è che in questo test ride vi porto quelle che sono le mie impressioni personali, non andrò a soffermarmi sui tecnicismi perché in 15-20 minuti non si può fare una cosa del genere, quindi quello che mi piacerebbe passare a voi è comunque la prima impressione che ho avuto sulla moto, la prima impressione di guida. Poi comunque se volete andare a vedere tecnicismi, tutta la scheda tecnica della moto, ragazzi, ci sono altri video, ci sono altre pagine, c'è Due Ruote, c'è Moto.it, c'è tutte queste riviste anche comunque giornalistiche che vanno a elencare tutte le specifiche tecniche. Io quello che vorrei passarvi è appunto una prima impressione che comunque qualsiasi utente, qualsiasi motociclista non tecnico o qualsiasi comunque utilizzatore finale potrebbe appunto provare su una moto del genere. Quindi io passerei al video e ci vediamo magari alla fine per qualche considerazione finale. A dopo. Proviamo questa Aprilia Touareg, ragazzi, bestia, spettacolo, no? Sicuramente non è per bassi. A livello di guida sembra molto motardistica come guida. Bella caricata in avanti, però è comoda, si è belli caricati in avanti, questo sì. Adesso vediamo un po' di provarla bene. Figaro, motore fantastico, eh? Ha una grinta assurda. Vediamo la guida da in piedi com'è sui dossi, magari la biciclettina, ragazzi. Wow, bella maneggevolezza incredibile, eh. Comodità anche, molto comoda. Ecco, l'unica cosa è caricata davvero tanto in avanti la posizione, però abbiamo di serie tre mappe, urban, intermedio e off-road, diciamo, e in più ci sono le mappe personalizzabili. Qua torniamo indietro. Si penna, ragazzi, si impenna. Wow, no, ma è un motore spettacolare, eh. Frenata è leggermente pastosa, sembra, però c'è da dire che è nuova la moto. Io quasi quasi torno indietro, provo quella stradellina lì, che è una bicicletta, eh. Molto molto leggerissima, una piuma. Tutto
purtroppo off road in questi test non si può provare, però proviamo un po' di stradelle così. No, si turna Andrea. Anche se mi dicono che l'ho provato a RO, però anche da fermi si lascia guidare bene. Ecco, forse leggermente altina. Io comunque sono un 80, ci tocco con le punte bene, però comunque ci tocco con le punte. Quindi se siete più bassi, ecco, diciamo che è un po' difficile. Impostazione di guida mi sembra, come ripeto, molto da motard. Motore però risponde davvero benissimo. Dalle curve con questa si esce a livello. Aspetta, poi le buche te non si sente niente. Wow. Wow ragazzi, che moto! Che moto! Comunque ringraziamo Robis Garage di Treviolo che ci ha concesso la prova. Prenotato online, però consigliata per chi ama te. Non si sente niente ragazzi, sospensioni da urlo, copia davvero fantastico. Vediamo prendere questo, non si sente niente ragazzi, davvero fantastica, spettacolare, bellissima, divertente, come seconda moto. Poi sto colore giallo mi piace. Comunque ecco la frenata un pochino pastosa, quello sì, magari, ma può essere causato anche dalla, visto che è nuova questa moto qua, c'ha su quanto 200 km, magari è dovuto anche a quello. Però a parte quello la moto risponde bene, un po' non lo so, la devi schiacciare proprio per frenare, però ci sta, ci sta. È uno spettacolo ragazzi, cioè se volete comprarla per fare anche un po' di sterrato, prendetela, prendetela subito ad occhi aperti, ad occhi chiusi, e senti che sound. Ma come si accende, mamma mia, bella bella bella. C'ho ancora un avanti e indietro, dai, bellissima. Livello vibrazioni anche lì, guardate, cioè questo vuol dire che la ciclistica è davvero ottima, ragazzi, davvero ottima, cioè lo senti che gli puoi dare fiducia. Wow. Ed eccoci qua per qualche considerazione finale su questa Aprilia Touareg 660, che viene a costare all'incirca 11.500-11.700 euro, che a mio avviso resta un prezzo interessante per quello che comunque offre questa moto. In 15-20 minuti che l'ho utilizzata mi è sembrata davvero a livello ciclistica una bomba. Poi vabbè, Aprilia con la ciclistica ci sa fare davvero tanto, e a mio avviso l'ha dimostrato anche su questa Touareg. A livello motore ero partito un po' prevenuto, però devo ammettere che comunque, anche se non ha tantissimi cavalli, li sfrutta davvero molto molto bene.
ottima ripresa, un ottimo anche comunque devo dire in allungo ha un buonissimo allungo e quindi il motore devo dire che mi ha impressionato in bene perché comunque ti lascia una moto che a mio avviso può fare divertire, soprattutto penso in off-road, anche se non ho potuto provarla, magari un domani se ci sarà l'occasione vorrei provare qualcosa in off-road anche magari con questa moto, se ci fosse l'opportunità, visto che comunque me ne hanno parlato molto bene, anche i ragazzi del concessionario mi hanno detto che comunque è una moto più importante anche sull'off-road, ma anche in strada davvero, davvero molto, molto prestante e comodissima. Che altro dirvi? Forse l'unica pecchettina, unico tallone d'Achille è l'altezza, magari si può abbassare, non lo so, ci sarà il kit per poterla ribassare un pochettino, però io che sono abbastanza alto, sono 1,80, ci toccavo con le punte, ci toccavo bene con le punte, però comunque ero su con le punte, quindi a mio avviso un po' altina, però penso che ci sia anche il kit per poterla ribassare, quindi dovrebbe essere un problema marginale. Per tutto il resto devo dire ottima moto. Quindi ragazzi, mettete un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale lasciando attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornati e per continuare a seguire il canale. Quindi grazie ancora e alla prossima. Ciao ciao.